Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete la novità e soprattutto mettete i like al video se vi piace. Se non vi piace, mettete il like uguale, tanto è gratuito e non si paga. Io sono Alessandro, chi non mi conosce, chi già è diciamo iscritto al canale sa già ovviamente chi sono, ma per tutti gli altri che vedono questo video e magari sono interessati a sapere un po' quello che tratto nei miei contenuti, può andare direttamente sulla mia pagina YouTube, sul mio canale e iscriversi al canale. In questo modo vi appariranno ovviamente tutte le mie pubblicazioni sulla bacheca e se vi piacciono andate là e ve la vedete. Detto questo, iniziamo subito con l'argomento di oggi, che è questo qua. Questo lo conoscerete tutti, è una valvola termostatica, si chiama. Viene praticamente installata negli impianti idraulici per regolare la temperatura della nostra acqua sanitaria. Perché ho fatto questo video nello specifico? Allora, per due motivi. Il primo motivo è che è molto comodo avere un qualcosa che ci dia una temperatura omogenea su tutto il nostro impianto del camper. Per quale motivo? Perché quando noi andremo ad utilizzare l'acqua calda non avremo più diciamo lo spreco idrico di andare a selezionare con il miscelatore la temperatura a nostro piacimento, che probabilmente sarà sempre quella. Quindi andremo ad impostare una temperatura sul nostro miscelatore fisso, diciamo, sulla nostra valvola termostatica, e a questo punto gestirà lei le temperature. E per chi non lo sa, la valvola termostatica fa tutto da sola, quindi basta impostare, come vedete c'è un pallino di riferimento, noi impostiamo la temperatura 20, 30, 50, arriva fino a 50 gradi, dove poi lui manderà sempre l'acqua a questa temperatura. È molto semplice da installare, si può fare veramente in poco tempo, però il vantaggio che abbiamo soprattutto nel camper secondo me è molto, perché noi ogni volta che andiamo magari a fare la doccia o anche già che ci laviamo le mani, ogni volta andiamo a miscelare l'acqua e magari perdiamo quel litro e mezzo di acqua ogni volta che andiamo a cercare una temperatura ideale. Invece questo dispositivo lo farà automaticamente, quindi avendo installato questo aprirò direttamente al massimo dell'acqua calda e arriverà la temperatura che lui avrà impostato. Quindi diciamo che nel caso in cui abbiamo un impianto tipico nel camper normale, questo dispositivo ci aiuterà molto. Ancora di più nel caso in cui andremo ad installare uno scambiatore di calore. Questo è il secondo caso, diciamo. Nel mio caso andrò ad installare uno scambiatore di calore, quindi questo dispositivo qua non sarà più soltanto utile, ma sarà indispensabile, perché noi con lo scambiatore di calore andremo ad avere delle temperature all'interno del nostro impianto di acqua calda molto superiori a quelle che abbiamo normalmente con una truma o con altri dispositivi per riscaldare l'acqua. Lo scambiatore di calore, se non sapete che cos'è, è solamente un accessorio in cui entra l'acqua del motore. L'acqua del motore va a scaldare delle lamelle che per lamellarità scaldano un'altra acqua che è separata, non si toccano le due acque. Quindi avremo un ricambio di acqua calda che diciamo prenderà il calore dall'acqua del motore. Quindi in quel caso necessariamente dovremmo essere a motore caldo e potenzialmente lasciare il motore acceso per avere l'acqua sempre in circolo e lo scambiatore lavorerà meglio. Quindi possiamo anche permetterci di arrivare in un luogo con l'acqua calda del motore senza dover avere l'acqua calda, accendere l'acqua calda, che appena arriviamo ci facciamo subito una bella doccia e praticamente l'acqua calda è gratuita, quindi è fornita direttamente dal motore. Però questo sistema ha un però. Le temperature dello scambiatore di calore vanno in funzione ovviamente della temperatura del motore, quindi più la temperatura del motore sarà alta nel circuito, più l'acqua arriverà alla nostra mandata calda. Si parla di acqua che può arrivare anche a 80 gradi, anche 85 gradi, perché lo scambiatore c'ha un po' di perdita, ma non tantissima. Quindi sappiamo che i nostri tubi, dei nostri impianti, dei camper,
più o meno reggono fino a 60-70 gradi e già non ce li farei arrivare. Quindi farcene arrivare magari 80-90 significherebbe rovinare o danneggiare i tipici tubi degli attacchi John Guest, che sono i tubi semiflessibili, dove non sono assolutamente fatti per trattare aria acqua a 90 gradi. Quindi questa valvola diventa indispensabile. Ora andiamo a montare questo e vedremo che è molto semplice e si fa in poco tempo. Ok, questo è il vano che avete già visto, insomma, la volta precedente nel video scorso per l'installazione di questo boiler 220. Ora andremo a effettuare la modifica installando la valvola termostatica direttamente ancorata sull'impianto fisso del boiler. Quindi andremo a svuotare tutto, ho già sollevato l'interruttore, andremo a svuotare tutto l'impianto, dopodiché faremo l'installazione. Intanto andremo a rimuovere questa tubazione qua, dove ci ancoreremo con una L e metteremo il nostro dispositivo a portata di mano, in modo che aprendo, come vedete, l'armadio sarò già nella posizione in cui l'utilizzo comunque diventa semplice. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ho cambiato solamente la posizione, l'ho invertita perché in realtà era più comodo usarlo, diciamo, in questa maniera che da sopra, dove c'ho la mensola, mi dava impiccio. Quindi ho ruotato tutto, ho girato e in realtà in questa posizione qua è perfetto. Da qua si può regolare diciamo, la gradazione dell'acqua semplicemente. Io lo lascerò a 38, che è lo standard. L'acqua è calda perché lo scaldabagno era già stato acceso precedentemente. Vediamo, ora ovviamente voi non potete sentirlo, ma l'acqua è a temperatura perfetta per fare una doccia o comunque sciacquare i piatti. Andiamo ad aumentare, proviamo al massimo, che sono 50, più di 50 gradi ci arriva. Ora non è identificato, ma dovrebbe chiudere praticamente. Dovrebbe mandare, chiudere la fredda e mandare tutta quella calda massima. Lui diciamo controlla fino a 50 gradi. Ora lo scaldabagno non era caldissimo perché in realtà era acceso solamente, l'aveva acceso stamattina, ma effettivamente l'acqua, insomma, non potete sentirlo, non so se si vede che sta fumando,
quindi effettivamente controlla benissimo la temperatura. Per il discorso che facevo nel video prima, nel momento in cui andrò ad inserire lo scambiatore di calore, dovrò necessariamente mettere una T qua, dove è l'ingresso d'acqua calda, una T con un tubo in multistrato che da qua andrà praticamente in questo punto qua, dove un pochino di spazio è rimasto, perché vorrei alloggiare lo scambiatore praticamente qua in questo spazio. Quindi i tubi del motore li farò arrivare direttamente qua e lo scambiatore lo metterò all'interno in modo da non farlo gelare, perché il problema degli scambiatori è che l'inverno, siccome diciamo, il fluido è solamente il fluido refrigerante è solamente nel mezzo, non si trova nello scambiatore, potrebbe congelare. Quindi qua andrò ad alloggiare lo scambiatore con i tubi del radiatore, partiranno i tubi acqua calda e acqua fredda e le T, metterò due T che si inseriranno direttamente qua e qua. Ok, abbiamo visto come è semplice installare una valvola termostatica sul nostro camper, quindi se avete voglia e vi volete cimentare in questa avventura basta fare attenzione alle perdite, quindi è una cosa abbastanza semplice che potete fare anche da voi. Il risparmio dell'acqua in effetti dovrebbe essere molto, perché in realtà l'acqua viene solo ed esclusivamente alla temperatura in cui ci serve. Detto questo, il video è finito, spero vi sia piaciuto il contenuto di questo video. Se vi è Music piaciuto, licensing ricordatevi di mettere un like reimagined. e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, anche perché ci sono altri video che potrebbero piacervi ed essere interessanti. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Artlist.io